qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione! Ti prego, entra. Il tuo lavoro ci ha ridato la forza che avevamo, Ezio. Siamo pronti a colpire. Dimmi solo che cosa devo fare e io lo farò. Agirai col favore delle tenebre, dai tetti. È meglio a posto degli arcieri attorno al palazzo. Uccidili, ma senza strepito. Verranno rimpiazzati dai miei uomini. E le guardie, invece? Quando avrai spacciato gli arcieri, ci vedremo di fronte a questo edificio qui. E discuteremo sul da farsi. Nessun problema. Sistemerò gli arcieri e tornerò da voi. Allora è deciso. In bocca al lupo. Crepe il lupo. Di certo quel che cercate. Là! Addosso! I bifolchi non sono ammessi quassù. È qui! Fermo! Scendi! Subito! Non dovresti... Laggiù! Non andrai da... Procede secondo il piano. I miei stanno sostituendo gli arcieri che hai eliminato. Adesso la via per il palazzo è libera. Ma non l'edificio stesso. Le guardie d'Emilio pattugliano ancora il perimetro. Usa i miei uomini. Possono distrarre le guardie ed evitarti di combattere. E quando viene il momento dell'assalto, ricorda ciò che ci hai insegnato. Sii cauto.
servizio. Attendiamo nuove del tuo successo. Forse. Quell'uomo pare di averlo guardato qualcuno. Là! Svelti! Non pensa la fare. Non pensarci nemmeno. Castello di carte sta crollando, Emilio. Non è che è un fastidio, me ne occuperò. Quel povero scemo di Antonio e i suoi ladri. Non parlo di loro, è l'assassino che dovresti temere. Perché? È qui a Venezia? È qui da settimane! Come fai a non saperlo? A differenza di te, ho avuto da fare. Qualcuno doveva fornire le armi ai fratelli di Firenze. Già, e abbiamo visto quanto è servito. Bando alle ciance. Che cos'è che vuoi, Carlo? Il maestro chiede un incontro. Fra tre giorni a Santo Stefano. Molto bene, ci sarò. Sempre. Laggiù, dove credi di andare? Se mi permetti un consiglio, fossi in te aspetterei in un luogo meno compromesso. Questa è una fortezza. Se lo dici tu, addio, è mio. Diavolo, e se avesse ragione? Tu, diamo la guardia! Non avere paura. Non provo paura, assassino, ma rimpianto. Volevo unità, stabilità, ordine. Già, ma a quale prezzo? Il progresso impone sacrifici. Non provo alcuna gioia in questo, ma non v'è altro modo. Requiescat in pace. Scusa, non resistevamo. Vieni, apriamo la porta ad Antonio. Il palazzo è caduto ed Emilio è morto. Tutto grazie a te, Ezio. Bene, tirate giù gli stendardi di Emilio. Restituite ciò che ha rubato alla gente. Dimmi, Ezio. Come posso ricompensare i tuoi servizi? Il denaro fa sempre comodo. Nessun problema. Che altro? Emilio ha incontrato un uomo di nome Carlo. Sembrava un funzionario del governo. Sai che sia? Carlo Grimaldi, membro del Consiglio dei Dieci. Perché lo chiedi? Che intendi fare? Assistere a un incontro.